L'ultimo giorno siamo qua con Luca. Dopo aver visto i campi di concentramento di Auschwitz, la domanda che il Don ci ha posto è: come distinguiamo il bene dal male? Allora, secondo la mia opinione, nel senso etico della parola, il male non esiste al 100%, esiste solamente un bene destinato solamente a noi stessi che può eventualmente recare danno a qualcun altro. La differenza tra i due consiste solamente nel destinatario proprio di questo gesto di bene. Grazie Luca. Penultimo giorno, siamo qui con Tommaso. La domanda è questa: come distinguiamo, dopo aver visto Auschwitz, il bene dal male? Ciao, la risposta che io ho pensato è che il bene è una cosa buona che vorremmo sempre continuare a fare e vorremmo sempre, e che quando la facciamo ci porta altro bene e sentiamo il bisogno di fare altro bene. Il male invece, come abbiamo visto ad Auschwitz, porta solo disperazione e odio e peggioramenti. Questo è quello che volevo dire io. Quando facciamo il bene ce ne rendiamo conto di farlo, quando facciamo il male anche. Di conseguenza cerchiamo di sapere il bene, anche se spesso non è facile. Grazie. Penultima giornata, siamo con Don Alvise. La domanda che ti facciamo, da qui, che poi hai fatto tu, è: davanti a certe tragedie come quella di Auschwitz, come riconosciamo male e bene? La sofferenza che noi abbiamo visto in questi giorni, sia ora, in queste popolazioni colpite dalla guerra, sia nella storia, come nel caso di Auschwitz, ci mette di fronte a un dato di fatto. Se la ragione perde la sua retta via, se la ragione non è illuminata dalla verità e dalla carità, diventa disumana. Impressionante è vedere in Auschwitz la perfezione logica di tutto. Tutto aveva il suo posto, tutto era perfetto, solo che tutto era orientato alla morte. Impressionante vedere che non c'era nulla di bello, nulla di umano. Questo è ciò da cui noi dobbiamo stare attenti per evitare che la nostra coscienza si anestetizzi e noi stessi oggi non siamo più in grado di riconoscere ciò che è bene, ciò che è il vero bene, da ciò che è il male. Per questo dobbiamo nutrire la nostra coscienza e la nostra anima con la volontà di Dio, con la sua grazia, con la bellezza dell'essere cristiani. Per questo, oltre alle cose necessarie, abbiamo portato anche, lo dicevamo proprio ieri, del vino superfluo, ma che segna un qualcosa di umano, un qualcosa di bello che va oltre al necessario e al funzionale. Noi dobbiamo stare attenti a sapere riconoscere che la nostra verità è il bene e la nostra verità è il paradiso e la vita eterna. Tutto il resto davvero ci conduce alla morte e ci rende schiavi, anestetizzati di fronte al bene e al male. E allora potremo essere noi coloro che fanno il male senza rendersene conto, senza rendercene conto. Che davvero questa esperienza sia motivo per chi ha partecipato e anche per chi ci ha seguiti con la preghiera e con l'affetto, un'esperienza di vita e non di morte, perché è un'esperienza di Cristo. Grazie, Don.